Questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Questa sera avremo anche un ospite un po' particolare che ci parlerà della tradizione dei druidi e sarà l'amica Ilaria. Perciò questa sera appunto chi sarà interessato alle tematiche relative al mondo celtico, relative appunto a quello che ha a che fare con la religiosità contemporanea dei druidi, avrà la possibilità di ascoltare la nostra amica Ilaria. Io voglio partire con un piccolo ricordo, un anniversario per noi importante e molto significativo. Oggi è il 21 aprile, il 21 aprile del 753 avanti Cristo veniva fondata Roma. La fondazione di Roma ha rappresentato, come la fondazione di tutte le grandi città del passato, un qualcosa di fondamentale, di ricco, di essenziale. È stato un apporto di cultura, di elaborazione di capacità di vivere incredibile. Ha creato una civiltà, una delle più grandi, una civiltà appunto che ha introdotto e abituato le persone a un concetto fondamentale che è quello dei cittadini appunto, dei diritti dei cittadini. Una città che ha creato leggi, norme, regole, che è riuscita a vivere, che ha creato uno degli imperi maggiori, che è riuscito appunto a dimostrare che esiste una possibilità di organizzare una grande civiltà, un impero, perché l'impero romano è stato l'impero più esteso come superficie, ma anche come capacità giuridica, come elaborazione culturale, come personalità, popoli, culture che sono stati all'interno di questo impero, che è possibile convivere. E che soprattutto ha dato la dimostrazione di come una religione diversa, una religione non monoteistica, ma una religione politeistica, possa permettere di elaborare e di costruire una città, uno Stato, in cui tutti i cittadini hanno dei diritti, in cui i cittadini vengono considerati per le loro capacità e non per la loro fede. E questo è un discorso molto importante. È una tradizione, è un ricordo, è una memoria che è giusto ricordare e perseverare e portare avanti, proprio perché di ricordare quello che l'antica Roma è stato, quello che il monoteismo ha fatto per distruggere un impero come quello romano, che dimostrava la possibilità diversa di come una visione religiosa fosse capace di generare qualcosa di diverso dalla violenza che il monoteismo si è abituato e continua ad abituarsi. Perciò è giusto ricordare il 21 aprile proprio come data di fondazione di Roma. E vogliamo appunto pensare che nel presente e nel futuro questa data sarà una data che servirà a ricordarci a noi stessi soprattutto la possibilità che con la nostra opera come cittadini possiamo modificare le cose, possiamo essere noi a stabilire le regole. Noi viviamo in una società in cui le religioni monoteistiche impongono alle culture, ai popoli, alle minoranze dei valori, dei significati che sono astrusi. L'antica Roma, la fondazione di Roma 21 aprile 753 avanti Cristo, dimostra che la volontà di un singolo, la volontà di un popolo può creare delle grandi cose, può elaborare qualcosa, e quello che Roma ci ha lasciato come ricordo, come memoria, come principi giuridici, come principi soprattutto religiosi, dimostra la possibilità di organizzarsi in maniera diversa. Torniamo in diretta, abbiamo avuto una piccola interferenza radiofonica, nulla di grave comunque, purtroppo le interferenze di molte cose sono quotidianamente nella nostra vita, nella nostra società, nella nostra cultura, una piccola interferenza non è certo un problema. Allora, io voglio ricordarvi alcune cose che sono importanti, alcune scadenze, alcune date, alcuni eventi che hanno un significato. Il 12 e 13 di giugno ci sarà il referendum sulla fecondazione assistita e ne parleremo appunto durante la trasmissione. La legge sulla fecondazione assistita è una legge basata su principi cattolici, basata su principi cristiani, fatta secondo i dettami della predicazione criminale di Gesù Cristo. Ed è l'applicazione concreta proprio questa legge in cui impone violenza, sofferenza alle donne e in complesso introduce i principi che possono essere utilizzati contro le persone. Di conseguenza il 12 e 13 di giugno io invito tutti quanti gli ascoltatori, le persone che sono coscienti di quale è la posta in gioco, di cosa significa questa legge, di cosa stiamo correndo come pericolo e dal punto di vista giuridico, di intervenire, di andare a votare e di votare sì all'abrogazione di questa assurda legge. Stiamo entrando anche in un periodo appunto di dichiarazione dei redditi e di conseguenza è giusto ricordare che comincerà anche la campagna per l'8 per 1000. Logicamente ricordate che la campagna per l'8 per 1000 fatta dalle chiese, soprattutto dalla Chiesa Cattolica, sarà come sempre basata
su un forte impatto emotivo, usando immagini spettacolari, sconvolgenti, immagini lacrimose. Benissimo, ricordatevi che per ogni centesimo di euro che la Chiesa Cattolica e tutte le chiese monoteiste hanno, quello che si realizza è soltanto una povertà, è soltanto un pericolo, è soltanto il fatto che la povertà continui. Di conseguenza può non essere gradevole, può non piacere, si può trovare antipatico destinare l'8 per mille allo Stato, però l'8 per mille destinato allo Stato è qualcosa di importante, perché quella piccola cifra sicuramente avrà un beneficio. Io voglio ricordare che negli ultimi anni, solo nelle nostre zone, e ce ne sono stati moltissimi di interventi, voglio ricordare un intervento significativo: l'ultima ripartizione dell'8 per mille ha portato lo stanziamento di 300.000 euro per restaurare le mura dello storico castello di Marostica. E già questo è una destinazione importante, proprio perché mantenere traccia, mantenere memoria delle nostre origini, del nostro passato, è qualcosa di importante. Di conseguenza, questi 300.000 euro sottratti alla Chiesa Cattolica, sottratti alle chiese, a tutte le chiese, a tutti i monoteismi, sono serviti per un qualcosa che porta conoscenza, che porta desiderio, che è bello dal punto di vista estetico. E allora il vostro 8 per 1000 cercate di destinarlo appunto allo Stato, proprio perché ne potranno trarre un giovamento tutti quanti le persone, potranno trarne un giovamento la nostra società. E allora voglio anche ricordare appunto che da qui al 13 di giugno noi insisteremo moltissimo sul discorso proprio della fecondazione assistita, proprio perché la fecondazione assistita è, se si può dire, un metro di misura in cui si può rilevare la capacità del monoteismo di piegare, di forzare, di determinare e di sconvolgere qualsiasi riferimento al diritto dei cittadini. Ricordiamo appunto che la legge sulla fecondazione assistita, soprattutto col discorso dell'imporre in maniera obbligatoria l'inserimento... Sì? Pronto? Francesco? Sì, ciao. Ciao, sono Marco. Ciao. Senti, a proposito, io ho un libro che si chiama Vicari di Cristo di Peter De Rose. Sì. Un noto teologo, no?